Start Me Up, dopo gli Arctic Monkeys, torniamo a parlare di applicazioni. Lo stiamo facendo, appunto, siamo io, Fabio e Sergio, e finalmente diamo la parola a Giuseppe, che è rimasto qui pazientemente per i primi 20 minuti, e finalmente, appunto, parliamo con lui, perché lui, innanzitutto, appunto, di nuovo benvenuto. Grazie. Perché lui ha un'azienda che si occupa di apparecchi fotovoltaici, e ha questo hobby nella creazione degli hub e delle app, e soprattutto è anche un papà. Sì. E che cosa ti sei inventato? Ti sei inventato un'applicazione. Ho realizzato un'applicazione per dispositivi mobili, che ha lo scopo di scongiurare il pericolo di dimenticare i bambini nei veicoli. Che è un problema che, diciamo, uno sembra, diciamo, si sente, ci sono state un paio di storie, sembra che sia comunque un problema che si rivolga soltanto a un mercato americano, ma in realtà è abbastanza vicino. È un problema reale e contingente. Abbiamo cercato uno strumento che riuscisse quindi a scongiurare il pericolo e ricordasse ai genitori di controllare sempre il bimbo in macchina. Allora, l'applicazione che Giuseppe, insieme al suo team, di quante persone? Quante ci hanno lavorato in FareMinder? 5 persone, io sono il project manager e ho 4 programmatori dedicati. E appunto questa applicazione ha il nome, appunto, di Infant Reminder, e si trova sia nell'Apple Store che nello store degli Android. Sì. E praticamente come funziona? Quest'app funziona attraverso il GPS, la geolocalizzazione che consente al veicolo di essere localizzato durante il percorso. L'applicazione ha tutta una serie di funzionalità che permettono di inserire un indirizzo di destinazione all'inizio e di avviare l'applicazione per controllare il percorso. Quindi il telefonino o il dispositivo mobile, il tablet o qualunque altro dispositivo che sia compatibile con questa tecnologia riesce a monitorare il percorso e a indicare periodicamente durante il percorso degli allarmi direttamente al conducente, e il conducente viene rinsavito da eventuali distrazioni e ricordandosi di avere, appunto, il bimbo ancora presente nel veicolo. Diciamo, appunto, anche perché, diciamo, questa app risolve il famigerato, appunto, problema, anche una patologia del bambino dimenticato, credo si chiami più o meno così. Sì. E di fatto è proprio una diciamo, non è che ti cade di mente. È un blackout mentale. È un blackout mentale che ti porta a pensare di aver già depositato il bambino all'asilo oppure di averlo portato già al sicuro. In realtà il conducente è convinto di aver portato il bambino e purtroppo molto spesso l'epilogo è tragico. E infatti, anche perché, e poi, diciamo, abbiamo voluto, anzi, e tu lo specifici anche spesso nelle varie presentazioni, che tu, diciamo, fai questa cosa da padre, perché in realtà tu con questa app non vuoi farci assolutamente dei soldi. Anzi, non voglio speculare su questa app, perché sono, prima di essere imprenditore, sono un papà attento ai pericoli ai quali un bambino può essere esposto, per cui ho voluto realizzare fortemente questa app di utilità sociale affinché l'opinione pubblica venisse sensibilizzata anche su questo argomento. Anche perché, comunque, guardando un po' in giro nei giornali, Sergio, questo è un problema molto, diciamo, molto famoso, diciamo, noto, e comunque che coinvolge non soltanto negli Stati Uniti ma anche nel nostro paese, in Italia. Diciamo, sono stati tanti i casi, anche la scorsa estate, io qua leggevo mentre preparavo la puntata che ci sono stati anche proprio un bambino a Piacenza purtroppo è morto, diciamo, a inizio giugno, proprio a causa di questo, proprio perché il padre lo ha dimenticato in macchina. E prima anche con Sergio si parlava, diciamo, anche di tutti i vari risvolti, cioè, sì, ok, a parte il bambino morto, però poi anche che tipo di vita aspetta i genitori, in un certo senso, perché c'è il momento di shock iniziale, però poi in realtà, diciamo, il rimorso uno se lo porta tutta la vita. No, ma infatti il tipo poi di morte è tremenda, per cui dico, la fatalità tu in qualche modo la puoi anche accettare, ma ripeto, il padre o madre che perde un proprio figlio, dico, è una delle sciagure veramente più tragiche che possano capitare per un essere umano. Però in questo caso, secondo me, la tragicità e la drammaticità un po' di questa morte è ancora indicibile, insomma, non, secondo me non lo puoi accettare con tutte le gli sforzi, la psicoterapia che puoi fare, compagnia bella, è un pensiero che
E infatti è abbastanza duro, no? Allora, noi ci risolleviamo un attimo, ci sentiamo una canzone e poi continuiamo a parlare di Infinite Reminder riguardo un po' anche a tutto quello che verrà successivamente, perché comunque ci sono concorsi, un sacco di roba. State con noi. Starmi Up, vi volevo solo ricordare che la selezione di musica Tamarra è a cura mia, perché io comunque mi ricordo le canzoni durante la settimana e poi le chiedo a Oreste che, diciamo, alzando gli occhi le mette in potente, poverino, dico, comunque lo ringrazio per questo sostegno. Al di là però appunto delle scelte musicali, io volevo anche dirvi che Starmi Up naturalmente ha una pagina Facebook dove noi stiamo comunque tutto quello di cui parliamo noi lo mettiamo qui e lo linkiamo, quindi ci potete andare, la trovate molto semplicemente facendo appunto facebook.com/startmessinaup, e in questo momento io sto postando un concorso a cui Infinite Reminder dovrà partecipare o sta partecipando. Che concorso è? Abbiamo avuto l'onore di essere selezionati tra i 5 finalisti del festival Upper Up. È un concorso specifico per applicazioni mobili e siamo stati selezionati tra 80 candidati per le finali che si svolgeranno entro qualche giorno. Come si fa a vincere? Semplicemente realizzando un'app oppure un progetto da realizzare in futuro. Ok, e noi come possiamo darti una mano? Ci sono delle pagine specifiche per la votazione direttamente sulla nostra pagina Facebook oppure sul sito di Upper Up, nella quale si può selezionare proprio l'app vincente. Tu parlavi di pagina Facebook, in realtà ho visto che comunque ci sono due pagine, una in italiano e una in inglese. Esatto. Perché comunque naturalmente l'applicazione è internazionale, abbiamo voluto abbracciare tutto il mercato internazionale proprio perché l'applicazione può essere utilizzata in tutto il mondo senza alcun limite, proprio perché il GPS è universale. Infatti io questa è un'altra domanda: che risposta sta avendo? È nata, abbiamo detto, quando è nata, quando è stata messa online? Esattamente 2 mesi fa, l'11 settembre. Quindi è appunto alla luce di questi 2 mesi, come sta andando a tuo avviso? Sta andando molto bene, noi siamo onorati di aver ricevuto anche onorificenza, di aver partecipato, di essere stati selezionati per queste finali, per questi concorsi sociali, perché sostanzialmente sono concorsi sociali che mirano a espandere la comunicazione responsabile. E quali sono allora comunque i prossimi passi che dovrà fare Infinite Reminder? Cosa avete intenzione di fare? Infinite Reminder è in continuo perfezionamento. Noi cercheremo di automatizzare il più possibile tutte le parti dell'applicazione in modo tale da limitare al massimo l'intervento dell'utente per poter attivare l'applicazione stessa. Sì, perché poi comunque diciamo tutto si dovrebbe giocare sul fatto che dovrebbe entrare tutto in automatico, perché naturalmente voi agite a risolvere proprio quel problema lì, ovvero io non ci sto pensando, non devo pensare. Esattamente. Desideriamo che l'applicazione lasci l'utente anche col minimo delle responsabilità e che quindi sia l'applicazione stessa a automatizzare le procedure e a allertare l'utente indipendentemente dalla volontà dell'utente di avviare l'applicazione stessa. Tu da padre la usi? Io la uso prima da padre e poi da imprenditore tecnologo, perché desidero che sia perfezionata e quindi personalmente la utilizzo proprio per scopi di perfezionamento e miglioramento continuo. Più o meno adesso quanti download è Infinite Reminder? Più o meno lo sai? Sono circa 300. Ok, quindi diciamo di cui il 40% è italiano e il 60% è in tutto il mondo. Ah, ok, quindi comunque diciamo anche all'estero sta avendo una buona risposta. Sì. Anche perché, come ci dicevi prima, non c'è nessuna applicazione simile. Non esiste al mondo un'applicazione che abbia questo obiettivo. Quindi la nostra è la prima, e la parte internazionale serve anche ad estendere questo argomento, la sensibilità di questo argomento anche all'estero, con una pagina dedicata in lingua inglese. Ok, quindi c'è solo l'inglese, non ci sono in francese? L'app stessa è internazionale perché il dispositivo mobile è configurato in una lingua diversa dall'italiano, comunque utilizzerà l'app in inglese. Stiamo lavorando per poter estendere anche la fruibilità in altre lingue. Ok, al di là degli Apple Store, appunto degli store Android, per rimanere in contatto con Infinite Reminder c'è un blog che viene aggiornato? C'è un blog su Google Plus.
E c'è una pagina Facebook in continuo aggiornamento e c'è il sito ufficiale dal quale si possono consultare tutti i link per riuscire a comunicare con noi. Osservazioni e critiche costruttive sono sempre ben accette. Bene, ok, Giuseppe, allora io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie oggi. A voi. Naturalmente rimani qui fino alla fine della puntata. Con piacere.